posto. Sento che Mattia Spanghero è arrivato. Ciao Mattia, ci sei? Buongiorno a tutti e ciao Alex. Buongiorno Mattia, ben ritrovato. Come è passato l'estate? Bene, bene, bene. Un po' di attività familiari. Benissimo. Ascolta, novità sulle cripto in Visto che particolare. questi volumi qua non è che permettano, sono più giornate da letture, da studio, che da operatività, se non qualcosa di molto certosino. Ecco, andiamo ad analizzare il Bitcoin. Che ci dici? Siamo sui 10.400, siamo ritornati su sti livelli. Sì, Bitcoin, guarda, lo sto aprendo adesso un attimino, lo metto in dollari perché ce l'ho in euro su Bitstamp. Bitcoin, come ribadito, diciamo, un po' di tempo fa, tutto quello che scende sotto i 10.000, a mio parere, per il lungo periodo è da comprare. 9.000 è stato un supporto forte che posso associare anche alla chiusura del gap a 8.500, che poi ci arrivi o non ci arrivi, comunque diciamo quel segnale lì l'ha dato. Quello che noi abbiamo iniziato a dire da giugno è che c'era questo gap da chiudere, quindi entro fine estate vuoi i volumi, vuoi il calo di interesse, quell'area lì l'avrebbe fatta, l'ha fatta. Ora abbiamo due possibilità: o fa una gamba che veramente va millimetrico a fare 8.600, o altrimenti rimane la mia idea per il lungo termine che ogni volta che scende sotto i 10K in dollari, per chi può permettersi di fare operatività long term, va comprato. Va comprato quindi, e stesso su Ethereum? Io la vedo così. Ethereum, il discorso è un po' differente. Allora, Ethereum, vediamo cosa mi dice innanzitutto il grafico qui, che volendo posso anche condividerti. Allora, vediamo un Ethereum dollaro. Ethereum, il problema di Ethereum sicuramente va a seguire quello che è il traino di Bitcoin, per l'amor di Dio, la dominance è molto alta. Ethereum ha delle zone d'ombra che sono tecnologiche. Notizia che noi peraltro avevamo anche anticipato a giugno e ci eravamo mossi di conseguenza. Lì purtroppo un'incognita, perché quando non fai chiarezza o diciamo il tuo punto d'arrivo non è ben definito, è difficile capire che problemi va a risolvere e quindi spesso il mercato ci si può allontanare. Questa è la zona che noi avevamo individuato per lo short, ok? E sta pagando. E questa è la prima area, secondo me importante, Ethereum dollaro, che è 2.32, presso la quale potrebbero esserci una serie di automatismi piuttosto che istituzionali, piuttosto che whales, che dicono ok, l'interesse è tornato, molto probabilmente i problemi sono stati risolti, o molto probabilmente anche così com'è risolve determinati problemi e quindi andiamo ad accumulare perché poi ci sarà area 300. Qui è sotto i 200, quindi anche la tenuta dei 200 si è spapolato. Volumi insignificativi, quindi che dire, può voler dire tutto, può non voler dire niente. Alla prima candela, semiserie di volumi, magari mi va qua. Però adesso come adesso non farei lo stesso ragionamento di Bitcoin. Ecco, mentre se su Bitcoin ti dico appena scende sotto i 10K per il lungo, secondo me è da comprare, per Ethereum sarei un pochino più scettico. Questo è Bitcoin dollaro che vi faccio vedere. Queste qua sono occasioni d'oro di prezzo, questo supporto di 9.000. Se vedi, ci cincischia un po' sopra e poi boom, prima candela serie di volumi sopra i 10K. Benissimo, intanto stavo guardando un po' di notizie, no? Prima di avere te come ospite, ovvero Sì. sia c'è Arthur Hayes, che è un analista, che sostanzialmente lui dice che vede il Bitcoin a 20.000 dollari e lo dice da una serie di indicazioni sul perché. Comunque lui si aspetta questi target. Tu lo sottoscriveresti? Effettivamente con il rialzo che c'è stato la scorsa volta non è andato così tanto lontano. Sì, allora io personalmente quelli che sento 1.155.000, io vado con la mia cartellina della tombola e faccio ambo o cinquina appena Certo. ne sento un po', la vedo più così. 20.000 è sostenibile. Noi nell'area 12.5 prima e 13.4 poi abbiamo due muri proprio, ma proprio muri di Berlino, che sono muri di Bitcoin e non di Berlino. Se li va oltre,
non è difficile 20.000. Dirlo entro fine anno potrebbe voler dire che veramente i volumi adesso, e considera che adesso iniziamo pian piano forse a ritornare con i volumi, vuol dire che veramente devi avere 3 mesi di volumi costanti dove non ci sono prese di posizioni e c'è un accumulo tale che il prezzo va a assestarsi intorno a quel prezzo lì. Quindi secondo me 20.000 è più che probabile, come sarà probabile anche 24.000. Però è il biennio 2020-2021 quello che a mio parere crea il consolidamento dell'area 20.000. Però tra quelle che ho sentito, tra i milioni di McAfee e tutti i vari pallini shakerati prima della tombola, questo mi sembra più attendibile. Bene, intanto spostiamoci di argomento. Una domanda che ti faccio: Tron è morto? Tron? Sì, dopo volumi di tweet in discesa del 60%. Sì, io sono quei titolini che sinceramente, Alex, sono cloni dei cloni. Per me Tron ha una cosa che funziona, il marketing e le relazioni con i cinesi. Però prescinde da una persona, non è un progetto che mi porta a reali soluzioni. Le dApps che ha creato, non sconvolgono l'ecosistema, non portano a reali soluzioni. Ci sono già progetti molto più seri, molto più, decentralizzati che fanno quello che fa Tron. Quindi finché continuano a trovarsi delle inventive di marketing va bene, altrimenti secondo me è un progetto su cui non investirei. Sì, potrebbe essere morto, ma come potrebbe tornare in vita appena si fanno una trovata, un accordo, una cosa, ma non è la soluzione concreta derivante da un problema che c'era. Lì è mi metto a fare criptovalute perché è il trend del momento, faccio un marketing serio perché sono in Asia e ho un mercato PAM. E basta, organizzo pranzi, cose, però di struttura c'è poco, quindi personalmente non la seguo. Cerco di seguirne il meno possibile, no? Per arrivare quando ci sarà la selezione naturale, arrivare a farmi trovare con quelle che veramente risolveranno problemi. Bene, ma ho letto con le ultime indiscrezioni in Cina per quanto concerne le cripto. È vero che si sta alimentando il crypto mining dal punto di vista illegale? Sicuramente ci sono segnali d'apertura. Diciamo che se fino a 2 o 3 anni fa sembrava il male assoluto, adesso loro hanno fatto, a mio parere, non sono un politico, hanno fatto la loro cripto di Stato, quindi loro volevano capire, secondo me. E mentre capivano, non volevano che nessuno capisse a casa di loro prima di loro. Perciò loro hanno detto, ok. Questa cosa qua è il male assoluto finché noi non la capiamo e la dominiamo. Adesso la stiamo capendo, quindi diventa discreta. Appena loro avranno la cripto di Stato, iniziando a spalmarla su tutto il paese, ed è un mercato enorme, loro diranno è il bene e quindi cambieranno le cose. Perciò questo potrà anche avere un impatto, seppur appunto essendo centralizzata dello Stato cinese, ma comunque su come è stato per Libra. Comunque sul settore delle cripto un impatto potrà averlo, anche perché un sacco di mining pool sono lì, sono in Cina. E quindi se lo Stato le legalizza, da un certo punto di vista, noi consumatori potremo pagarne un prezzo, perché devono mangiarci anche loro. Dal punto di vista di adozione di massa e di fruibilità, invece, potrebbe essere sicuramente un'apertura al mondo positiva. Ma una neofita che si avvicina al mondo trading e particolarmente avrà appeal sulle cripto, che gli consigli? Non ho capito, chiedo scusa. Un neofita che si avvicina al mondo del trading e magari vuole trattare cripto, proprio come hai fatto te, che gli consigli in questo momento, in cui Bitcoin sembra abbastanza che ha perso da pila, ovviamente da settimane passate in cui vivevamo le montagne russe? Allora, io consiglio, come già detto spesso ad eventi pubblici, come detto anche da Ewa Serafini, da chi si muove da anni nel mondo cripto. Una persona si avvicina alle cripto, ha 500 euro, 450 li investe in formazione per se stesso, in sviluppo personale, in capire quali sono gli strumenti, come dominarli, dove vanno i suoi soldi, cosa sta facendo, cosa farà con i suoi soldi. E poi quei 50 euro che investirà con quella consapevolezza gli faranno recuperare tutto. Questo come diciamo dogma generale. Poi, se vogliamo andare nello specifico, utilizzare sempre o diciamo exchange seri di un certo tipo o comunque wallet fisici o paper wallet dove hanno pieno controllo e non andrei a cercare nel mare magnum quella che mi fa fare la performance, andrei a cercare il Bitcoin
piuttosto che l'Ethereum, piuttosto che progetti già capitalizzati che hanno già una certa conoscenza, una consapevolezza, un grado di sviluppo tale per cui non sono a fare all-in o va bene o va male, ma posso iniziare a costruire, piuttosto che un'alternativa che non è una criptovaluta, ma comunque si trova in certe piattaforme, che è Ripple. E magari ad avere appunto due Bitcoin, un Ethereum e Ripple in quella quantità lì, e poi pian piano andare a cercare eventualmente progetti che possano portare del beneficio, però consiglierei questo. Ecco, c'è cioè un telespettatore che ti chiede Litecoin, Mattia, che fine ha fatto? Allora andiamo a vederlo sul grafico se volete. Litecoin dollaro Sì. 67,10. Se mi confermi che non c'è più il mio bel faccione, ma il mio bel grafico. Allora, Litecoin ha pagato l'halving, sicuramente. Litecoin è un cloncino di Bitcoin dove già il suo fondatore stesso ci crede, non ci crede, quindi in un periodo di volumi che sono veramente scarsissimi, io provo a ingrandirvi, ma non so se vi rendete conto di quanto disinteresse ci sia in questo momento sul mercato. I Sì, volumi è sono, queste sono vero. le candele dei volumi. È praticamente irrisorio. Come mai, Mattia? Secondo te qual è la motivazione? Perché diciamo che è stata un po' più l'eccezione questa, no? Quando c'è stato l'halving, che l'avevamo spiegato in una puntata, ha tirato su parecchio e adesso. Ripeto, il mercato è fermo, non ci sono volumi, quindi se qualcuno si muove non va a muoversi sul clone, ma va a muoversi su Bitcoin, piuttosto se vuole diversificare va a muoversi su Ethereum, piuttosto che se non vuole una cripto ma vuole qualcosa che ha alle spalle un sistema bancario va su Ripple, non va sicuramente su Litecoin in questo momento. Poi riparte la corsa e sicuramente riparte dietro anche Litecoin perché riattaccano i sistemi anche lì, e questo va a seguire. Si arbitraggiano, magari fanno spread trading Bitcoin e Litecoin e quindi tornano i volumi. Però adesso come adesso il perché è ti direi endemico, cioè quando hai un titolo che è praticamente la stessa cosa del titolo originale e non ha motivi che possono essere un halving o una notizia sconvolgente, ovvio che pian piano va mollato e si muoverà un po' in controtendenza rispetto a Bitcoin, che comunque diventa quasi sempre un'occasione sotto i 10K. Ecco, effettivamente l'ottica di spread trading è sempre nata, sempre fa più di appeal. Quando c'è la possibilità di fare qualcosa di serio? Ci state voi pensando di analizzare delle tattiche così? Di fare insieme nel senso spread Sì, trading? esatto. Sì, a me piace, mi piace fare molto Monero Zcash, mi piace fare Ethereum EOS, Bitcoin, Litecoin, diciamo che un'idea che mi stai un po' dando tu, perché vedo che adesso sono un po' scorrelati nel senso, potrebbe essere valida, però ripeto, Bitcoin fa la sua corsa, è una cosa che traina, è una cosa che è concreta, che è sempre in fase di miglioramento. Litecoin in questo momento, con questo grafico qua, che è praticamente diverso da quello di Bitcoin, difficile, quindi mi concentrerei più su Monero Zcash, mi piace molto come spread trading, che è legato alle privacy, e Ethereum EOS. O se vogliamo anche ogni tanto, io avevo visto una valuta che si chiama ADA Cardano, che hanno quella di Charles Hoskinson, che hanno provato, diciamo, sempre a nominarla come una delle tante Ethereum killer, che poi non ha killerato niente, se vogliamo, e anche lì ogni tanto funzionava lo spread Cardano Ethereum. Però quello che è il top, secondo me, è Monero Zcash. Ecco, da qui a fine anno dove ci dobbiamo concentrare? Non ho capito. Da qui a fine anno dove ci concentriamo? Allora, il traino è Bitcoin, l'indicazione è la Bitcoin dominance. Guardiamo quella che è la capitalizzazione di mercato. Quindi aumenta la capitalizzazione, significa che c'è gente
che crede e crede sempre di più anche istituzionali nel settore cripto per il biennio che viene. A quel punto lì, Bitcoin, Ethereum, Ripple e capire se qualcuna tipo Bitcoin Cash o Litecoin seguirà a ruota. Se invece non aumenta la capitalizzazione, ma aumentano comunque i volumi, significa che all'interno di quei soldi lì, all'interno del mercato cripto, stanno spostando. Quindi può essere che vada a diminuire la Bitcoin dominance a favore delle altcoin e quindi riparta l'alt season. Quindi questo io è il parametro che guarderei. Aumenta il grafico della capitalizzazione, vuol dire che ci sono soldi freschi. E lì allora si agisce su tutto, cercando i livelli, mettendo trappoline e andando a comprare ogni ribasso nell'attesa del boom. Altrimenti, ad aumento di volumi scarso, addirittura di capitalizzazione scarsa o addirittura diminuzione, lì c'è spostamento tra le varie cripto. Quindi potrebbe essere che qualcuno dismetta Bitcoin per andare a cercare le alt, o addirittura che tanti dismettano le poche alt rimaste per andare a far ad aumentare ulteriormente la dominance di Bitcoin. Adesso questa cosa non si riesce a vedere perché i volumi non ce ne sono. Esatto. Però di solito in autunno, quando tornano gli operatori, questa è un'indicazione che secondo me è molto valida e chi la userà capirà che è molto interessante e dice molto del mercato. Ecco, interessante è che in estate, nel momento in cui c'è stato panico nei mercati, la liquidità si è stata spostata verso comunque il Bitcoin, Mattia. Sì, c'è stato la curva proprio si è visto che era quasi, mi permetto di dire, in corrispondenza con l'economia reale. Succedevano determinati eventi dove la gente comunque iniziava a avere paura un po' anche, iniziava a sentire e percepire una minaccia per quanto riguarda l'economia reale e la curva della capitalizzazione aumentava. Dopodiché magari si placava la minaccia. E la gente diceva, ok, adesso che sono qua, boom, e aumentava la dominance di Bitcoin, perché magari dicevano, cavolo, io ho comprato queste cose che non conosco, forse è meglio che torno su Bitcoin che quella che ho sentito per prima. Quindi secondo me un po' anche questa cosa qua ha Ha agito per quanto spaventato. riguarda le cripto. Va bene, grazie Mattia per il tuo intervento. Buon trading, al prossimo appuntamento. Grazie a te Alex, un saluto a tutti i telespettatori, ci vediamo alla prossima, ciao! Un saluto a Mattia Spa.